Questo programma è offerto da Car Service, centro revisioni auto, moto, quad, 3-4 ruote, officina meccanica e tagliandi, a San Ponzo. Amici sportivi, un ben ritrovati da Giancarlo Straolino per questa prima puntata del mese di marzo per quanto riguarda lunedì sport. Grazie a Dio ieri si è giocato dall'eccellenza alla terza categoria. In settimana ci saranno alcuni recuperi, quindi questa sera potremo parlare di calcio giocato, avremo tantissime immagini, vedremo tanti gol, ieri ce ne sono stati veramente tanti. Nella seconda parte non ci saranno gli amici di Lettera 22 perché impegnati in una importante riunione, però avremo il servizio sulla bella vittoria contro Settimo, RG che superando Settimo acquisisce quasi matematicamente la salvezza. Questa sera una puntata particolare, parleremo di un ruolo, parleremo ovviamente di calcio, ma parleremo con tre esperti di un ruolo, forse uno dei ruoli più importanti, perché è vero che si celebra chi i gol li fa, soprattutto i grandi bomber, ma soprattutto una squadra è forte quando i gol non li prende. E questo grazie a una buona difesa, un buon centrocampo, dicono gli allenatori, io dico anche grazie a un portiere. E qui abbiamo insomma tre esperti che quando vi presenterò capirete. Allora cominciamo per ordine di, posso dire, di anzianità? Allora cominciamo con Enzo Di Biase, preparatore dei portieri. Buonasera Enzo. Un amico personale, secondo me uno dei che non ha ricevuto quello che poteva dare, sicuramente può ancora dare tanto, Antonio Maio. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Portiere del Bra, ieri non è stata una bellissima giornata, 1-1. No, si poteva, potevamo vincere la partita, però ahimè la palla è rotonda, il calcio a volte va così e quindi ci prendiamo un punto e lo portiamo a casa. E poi abbiamo Giuseppe Fuccio, preparatore dei portieri. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Allora, Enzo, comincio con te, brevemente, poi lo faremo anche con Antonio, la tua carriera. Se non te la ricordi, passo poi Antonio, poi insomma, qualche anno è passato. Parecchi anni. No, beh, dai, non è... Troppi. No, troppi no, sono passati, boh. Ho giocato 22 anni, alleno da 22 anni, perciò sono già 44. No, direi che sono... che eri bambino. Sì, ero bambino. Così, velocemente. Sì, ho militato in diverse squadre anche perché lì ci vendevano come patate, no? Non era come adesso che c'era la possibilità di scegliere un po', no? E ho militato in diverse squadre. Soprattutto nel Sud Italia? Sud Italia, sì, fino in Campania. Cavese, diciamo. Sorrento? Sorrento, Cavese, Brindisi, Canosa, Cerignola. Campionati infuocati? Ah sì, direi proprio. Quando senti magari parlare qua di qualche partita rovente da queste parti, penso che ti venga da ridere. Sì, perché non è proprio rovente come si dice, cioè, bisogna vedere le partite roventi per dire quella è una partita rovente. Comunque, grosse soddisfazioni, tanta gente che era molto importante, che veniva a vedere la partita, anche perché erano tutti centri grossi. Non c'era ancora la televisione? O se c'era, non era così invasiva. No, c'era la televisione, però c'è da dire che seguivano molto il calcio. Cittadine di 45-50 mila abitanti faceva presto ad avere almeno 3-4 mila spettatori per domenica. Antonio, vabbè, la tua carriera qui penso che la sanno tutti, cioè Antonio è un amico. Allora con te, a parte, poi parleremo anche del Bra. Il famoso stage, quest'anno lo fai, se ci vuoi dare due dire, poi ne parleremo più avanti perché adesso mi sembra un po' in anticipo, deve ancora cominciare sì, la primavera. Sì, 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 si ritornerà a fare di nuovo due settimane come l'anno scorso, speriamo di avere di nuovo un discreto numero di ragazzi come l'anno passato, siamo arrivati a 52 iscrizioni, quindi considerando che sono tutti portieri è un numero molto, molto elevato. Sì, anche perché non so se ci sono 52 portieri. Si trovano. Sarà sempre nel periodo estivo, tra l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio. Ci sarà un'innovazione per quanto riguarda i preparatori, cresceremo come numero e appunto, viste le vicissitudini
che purtroppo riempiono l'Italia di cose non molto positive riguardo il discorso economico. Speriamo che comunque sia le famiglie riescano a mandarci lo stesso i ragazzi, diciamo così. Hai già un'idea delle date? Le date sì, sono la prima settimana dal 25 al 30 di giugno e la seconda settimana dal 24 dal 30 giugno, la seconda settimana dal 1 luglio al 7. Ecco, io qua faccio una scusa ad Antonio e anche agli amici che avevo promesso che l'anno scorso sarei andato, poi non mi ricordo per quale motivo, sicuramente valido, ma comunque conto di andarci quest'anno, ti chiedo scusa, l'anno scorso non ero venuto, comunque poi ne parleremo ancora. Grazie. Giuseppe. Poi, allora, come tu ti avvicini? Tu sei preparatore dei portieri del Pertusio, stai facendo un ottimo lavoro, perché io ho visto ultimamente il portiere della prima squadra, Andrea Chiuminato, non vorrei suonare i violini, ma ha fatto molto bene. Sì, sicuramente devo dare atto al presidente, a Ezio Zanotto, che mi ha dato la grande possibilità di poter provare a fare il preparatore dei portieri. È una cosa che avevo provato comunque quando giocavo. Ora diciamo che anche col supporto di Antonio, che sicuramente ho tantissimo da imparare da lui, stiamo facendo un bel lavoro insieme. Sicuramente Andrea fa bene, David, acquistato quest'anno, si sta dimostrando un valido portiere anche lui, e abbiamo un bel settore giovanile con dei portieri anche juniors molto validi. Una domanda prima poi di andare a vedere le gare. Portiere si nasce o si diventa? O ci si costruisce, no, visto che ultimamente... Si nasce comunque. E chi ci diventa è perché probabilmente non sapeva che era nato portiere. Antonio? Secondo me portieri ci si nasce, perché è un ruolo talmente delicato e talmente... Io dico che è un ruolo anche psicologico. Bravissimo, perché quando sbaglia un portiere tutti a dargli addosso, magari l'attaccante un minuto prima ha sbagliato una cosa. Hai tolto la parola di bocca. Io sicuramente poi nell'arco degli anni il ruolo del portiere è diventato diverso da quello che magari era prima. Però secondo me il portiere lo fa tanto la testa, nel senso che comunque... una volta allenato con le gambe, la domenica c'è solo un pensiero che è quello mentale, poi tutto il resto... Giuseppe? Sì, sicuramente penso che il portiere è una cosa che ti deve venire da dentro, è una cosa che ti deve piacere, ti deve appassionare, anche perché è un ruolo particolare e sai che sei l'ultimo a difendere la tua squadra, per cui... Sei l'ultimo baluardo. L'ultimo baluardo. Si dice che i portieri siano tutti matti. Io non posso dire Giuseppe perché lo conosco poco. Antonio e Enzo sono tutt'altro che matti, sono due persone che io vorrei avere tutti i giorni insieme, perché sono veramente persone squisite. Allora, fatta questa sviolinata, diventerò Uto Ubi del Canavese, però la penso veramente, non è una... Allora, prima di andare a vedere i risultati dell'eccellenza, direi, badiamo un po' di pubblicità. Tomasin si sta già carburando, pensate, è venuto con la febbre, ma lui mi vuole particolarmente bene, anche Luca Tarro, che non ha la febbre, stanotte deve lavorare. Allora, adesso andiamo a vederci la pubblicità e poi qua per parlare di calcio giocato. Per qualunque problema assicurativo, previdenziale e finanziario, mettiti sotto l'ala delle assicurazioni generali. Rivolgiti con fiducia a Filippo Giovannini e Marco Bevilacqua e ai loro collaboratori, veri professionisti delle assicurazioni della società. Consegli a Tournier e Rivarolo. A San Giorgio, Andros Design Arredamenti è il punto di riferimento per l'arredamento di interni in grado di soddisfare al meglio ogni tipo di esigenze. Lo staff Andros propone soluzioni innovative con prodotti di ricerca e tendenza e una selezione del programma del mobile classico. L'apporto professionale di arredatori esperti e capaci consente di mettere a punto soluzioni d'arredo per valorizzare al meglio lo spazio a disposizione, arredandolo con criterio e funzionalità. Cucine classiche e moderne, soggiorni, divani, camere e camerette rappresentano il cuore dell'azienda. I rilievi delle misure e il montaggio dei mobili sono eseguiti da personale specializzato. Devi fare la revisione del tuo veicolo? Car Service è centro revisioni auto, moto, quad, 3-4 ruote, officina meccanica, ricarica clima, autodiagnosi e tagliandi. Esperienza e professionalità a San Ponzo da Car Service. Per gli appassionati di sport, da oggi c'è tribunasportiva.it.
Tribunasportiva.it è il portale dedicato allo sport in canavese. Un sito ricco di contenuti video, risultati, classifiche, interviste ai protagonisti dello sport. Tribunasportiva.it, una finestra a tutto campo sul mondo dello sport. Con spazi dedicati al calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, ciclismo, judo, palestra e molto altro. Ci puoi seguire anche su Facebook e Twitter. Tribunasportiva.it, lo sport a portata di click. Allora, eccoci, cominciamo col calcio giocato e vediamo i risultati. Bellinzago e Greville 0-0, Ivrea Borgaro batte Ivrea 3-2, Gagliate Borgo Pal 2-1, Agassino Biellese batte Gassino 3-2, Settimo Juve Domo 0-0, Borgo Manero Lascaris 2-1, a Baveno Pro Settimo batte Baveno 1-0, a Gattinara Volpiano batte Gattinara 2-0. Vediamo la classifica. Guida la coppia Igreville Bellinzago 50, Borgo Manero 48, Borgo Pal 43, Prosettimo 36, Gagliate 34, Bavene Bellese 31, Borgaro 30, Lascaris 25, Ivrea 23, Volpiano 20, Settimo e Gattinara 19, Gassino 17, Juve Domo 10 punti. Abbiamo delle immagini di repertorio, si riferiscono alla partita di andata tra Borgaro e Ivrea, anche lì vinse il Borgaro, questa volta un Borgaro che è andato sul 3-0, poi l'Ivrea ha provato a recuperare e non ce l'ha fatta. Allora Antonio, Ivrea, tu ci hai lasciato il cuore, credo, perché insomma mi ricordo un anno che ti abbiamo seguito particolarmente quando poi arrivaste a quel famoso spareggio, te lo ricordi, no? 79 punti, poi lo spareggio col Savona. Ecco, un Ivrea che è ripartita, ha vinto il campionato di promozione, adesso fa l'eccellenza, quest'anno penso che l'obiettivo sia la salvezza, speriamo che la centri. Sì, speriamo che la centri, perché comunque... A distanza di tanti anni, la prima domanda che faccio sempre quando esco... Quanto ha fatto l'Ivrea? Purtroppo è una società che mi è rimasta nel cuore, sono dei colori a cui rimango molto legato, senza nulla togliere quelli che ho avuto anche... La seconda è quanto ha fatto il Vallorco. La seconda è quanto ha fatto il Vallorco. Quando non lo sai, telefono a me. E quindi speriamo che possa centrare questa salvezza, che per loro penso sia alla portata, perché tolto ieri che ha avuto... un infortunio in casa, nel senso che comunque ha perso 3-2 con una diretta concorrente, secondo me sta facendo un discreto cammino, un discreto campionato. Ecco, l'eccellenza, tu un campionato che hai fatto, mi pare che hai anche vinto, adesso non vorrei ricordare. L'anno scorso, vedi, è un campionato comunque dove già si vede giocare a pallone in maniera impegnativa e in maniera seria. Sì, ci sono delle squadre attrezzate, diciamo che se parti per vincerlo ci sono delle squadre attrezzate che comunque sono... Fanno già allenamenti al pomeriggio. Sì, no? qualche società lo fa e ci sono, cambia qualcosina a livello di organizzazione secondo me anche dalla Serie D, però comunque le prime 5-6 squadre sono molto attrezzate. Poi dipende sempre dai campionati, ci sono degli anni dove magari ci sono... dei problemi, bravissimo, tra l'ultima e magari la prima. Quest'anno, per dirti, noi io gioco in un campionato di Serie D e tra l'ultima e la prima non c'è un grandissimo livello, cioè c'è una grandissima differenza, quindi rischi veramente di andare a fare magari figuracce in casa dell'ultima e poi vincere magari con quella più su di classifica, però dipende c'è sempre un po' dagli anni, bravissimo, c'è molto equilibrio. Giuseppe, abbiamo parlato di questa Ivrea, secondo te la possibilità di ottenere la salvezza, che è quello che la dirigenza chiedeva, insomma, nelle corde di questa squadra? Ma secondo me sì, e come dice Tony, ce lo auguriamo tutti quanti. Mettiti il microfono vicino, sì, perché così almeno da casa ti sentono. Ce lo auguriamo tutti quanti che l'Ivrea si salva, anche perché è rimasta forse l'unica realtà che può ancora crescere qua in Canavese. Ecco, poi parleremo del Pertusio, perché secondo me anche il Pertusio è una realtà, ovviamente in altre dimensioni, sì, sì, chiaramente, ma che può crescere. Anche tu concordi che in eccellenza si veda già un calcio importante? Sì, non ho mai avuto la fortuna di fare la categoria, l'ho seguita andando a guardare qualche partita, secondo me sì, ci sono soprattutto dei giocatori molto validi, giovani, che possono fare dei salti di qualità. Allora, veniamo con le immagini a Volpiano, perché Enzo abita a San Benigno, quindi insomma è della zona. Qua vediamo delle immagini anche qua di repertorio. Un Volpiano che ieri è andato a vincere a Gattinara per 2-0. È nella bassa classifica, però anche la squadra del presidente Rolle ha la possibilità comunque di giocarsela. Sì, penso che le ultime partite sono importanti e credo che riusciranno bene o male a salvarsi. Tu pensi che possano... Possono farci. Ecco, sì, l'eccellenza, già si vede un certo calcio, quindi si comincia
E lì bisogna avere anche una preparazione per arrivarci, non basta certo, correre. Bisogna essere già un po' più bravini e una preparazione diversa probabilmente dalle altre categorie più basse. Poi magari si vedono anche lì delle cose, però ci vedono anche in Serie A. Adesso mi pare che qua staremo per vedere un gol, eccolo, sbagliato, che insomma, forse in eccellente. Antonio, torniamo a quest'anno, col Bra siete partiti, ecco qua vediamo una cosa che insomma forse vediamo anche in terza categoria, poi ne vedremo. Siete partiti per fare un buon campionato e poi? E poi continuavamo a vincere, ci guardavamo nello spogliatoio tutti quanti e dicevamo ma vediamo domenica e adesso ne mancano 10 e siamo primi in classifica. Avversari più pericolosi? Tutti, cioè siamo a un punto dal Chieri alla Vagnese, il Chieri però ha una partita in meno, siamo a 5 punti dal Santià, che secondo me era una delle squadre favorite per vincere il campionato. Noi abbiamo secondo me trovato un ottimo staff tecnico e a sua volta il direttore sportivo è stato molto bravo a scegliere i giovani, noi abbiamo dei giovani veramente interessanti. La ciliegina poi sulla torta è stato Diagne, senegalese, che ha fatto l'anno scorso a Brandizzo. Quest'anno ha fatto 17 gol, un giocatore che si pensava potesse fare un anno la categoria giocando e non giocando, invece suon di gol ha preso ecco l'anno scorso fece un gol, purtroppo non l'ho portato, ma lo vedremo qualche a Brandizzo con una corsa strepitosa, è un numero che ancora, perché è una corsa che impressionò vedere. Ma lui da portiere ti posso dire che quando arriva avanti alla porta difficilmente sbaglia, cioè lui non usa mai la forza, apre sempre il piattone, te la mette dove non ci puoi arrivare, poi ha una forza fisica importante. Però è cresciuto molto a livello tattico, quando è arrivato da noi all'inizio faceva un po' fatica perché il salto dalla prima comunque alla seconda. Come testa, nel senso un giocatore? Come testa è di colore, quindi come tutti quelli di colore è un po' particolare, però è un bravissimo ragazzo, uno che si impegna, non è uno che ha tanti grilli in testa e adesso si pare che sia chi seguito anche da ci sono tantissime, ma ci sono tantissime società anche di rango superiore, professionisti che vogliono che abbiano la possibilità di portarlo a casa, così si dice. Ecco, tu comunque per te vale sempre quel discorso, è arrivata tanta gente, è vero che le cose più importanti della vita sono altre, però secondo me tu potevi arrivare prima. Vabbè. Ma questo è un parere mio. Io ti ringrazio niente. Come sempre tutte le volte che vengo. Però non conto un tubo, quindi. Va bene, andiamo al campionato di promozione, andiamo a vedere i risultati di ieri. Caselle batte Rivoli 2-1, Brandizzo Cinisia 5-4, Atletico Orizzonti 1-1, Ardor Pondona 0-0, Vittoria Rivarolese 1-1, One San Mauro 4-2, Crescentinese Nolese 0-2, Charmessot Venaria 4-4. In classifica guida il Caselle con 45 punti, Charvensode Brandizzo 38, Atletico 37, Pondonnaz 36, Vittoria Ivest Venaria 35, Orizzonti 30, Onarnat 26, Sportiva Nolese 24, San Mauro Cinisia 22, Rivarolese 21, Crescentinese 17, Rivoli 9, Ardor 8 punti. Abbiamo anche qui delle immagini, si riferiscono all'incontro tra Ardor e Pondonnaz 0-0, l'Ardor ultimo in classifica è riuscito a fermare il Pondonnaz su un pareggio. Enzo, comincio da te. Il Caselle ha 45 punti, ne ha ben 7 di vantaggio sulla coppia Charvensod-Brandizzo. A questo punto ha 10 giornate dal termine, 7 punti sono... Sono tanti, sì. Se riescono a mantenere il passo che hanno tenuto finora, riusciranno sicuramente, tranquillamente, a vincere il campionato. Antonio, una squadra, il Brandizzo... Daniele arrivava proprio dal Brandizzo, sì. Neo promosso. Ecco, un campionato, quello forse qui condizionato dal fatto che devono giocare i giovani. Tu, mi ricordo quando avevi neanche 20 anni e difendevi la porta del livello, ma se un giovane è bravo lo fanno giocare, a prescindere. Sì, secondo me è una regola sbagliata dal principio, nel senso che comunque ci sono tanti giovani che poi quando non sono più di quell'età, l'anno dopo faticano a trovare squadra proprio. E quindi secondo me va un po' reimpostata la regola, la formula della regola, però... è normale che, come dici tu, se uno è bravo, cioè non c'è poco da star lì, se uno è giovane è bravo, gioca. Noi giochiamo spesso con 5-6 giovani in campo, perché ne abbiamo bravi. Ecco, in effetti, tu hai proprio, all'inizio è stato un vantaggio per te, forse, eri bravo, però il fatto che eri, diciamo,
un fuori quota. Poi però può essere stato, ti ha forse anche danneggiato nel corso della tua carriera. L'anno dopo che sono rimasto ebreo ho fatto praticamente pochissime presenze perché non ero più fuori quota, quindi da una parte mi ha aiutato, dall'altra mi ha danneggiato. Giuseppe, parliamo di questo campionato di promozione. La Rivarolese ieri ha avuto un pareggio in trasferta a Torino, è una Rivarolese con tanti giovani che sta ovviamente lottando per la salvezza. La promozione, parliamo di vetrina per i giovani, anche questo è un campionato importante. Sì, secondo me è un campionato molto importante. Il Rivarolo abbiamo avuto la fortuna di farci un amichevole contro. Me la ricordo, non è neanche tanto, giusto? No, l'abbiamo fatto nella pausa invernale. Abbiamo fatto l'amichevole, secondo me è una squadra sicuramente attrezzata. Secondo me si salverà tranquillamente perché comunque ha dei buoni giovani, punta tanto sui giovani. E posso dire anche il Pondonnaz, l'abbiamo incontrato a inizio anno, secondo me ha un modo di giocare forse meglio di tutte quante. Ecco, nonostante questo, un Pondonnaz che ieri è stato fermato sullo 0-0 dall'Ardor San Francesco, un Ardor San Francesco che nonostante le vicissitudini continua a giocare. Possiamo vedere ancora delle altre immagini che sono ovviamente di repertorio, se non sbaglio si riferiscono proprio alla Rivarolese. Ecco, che impressione ne hai avuto, Giuseppe? L'avete incontrata a gennaio. Era un sabato. Secondo me hanno sicuramente un bravo mister, hanno un bel modo di giocare, puntano tanto sui giovani, hanno sicuramente due o tre giovani molto molto bravi. Antonio, questo campo, te lo chiedo perché mi ricordo una partita che hai giocato e ero venuto a filmarla, giocare sul sintetico, che differenza c'è? Poi la chiederò anche a Enzo, abituati a giocare sull'erba. Sì, ma poi nell'arco degli anni ancora, cioè, quest'anno mi sono trovato a giocare su un misto erba sintetico. Cioè, proprio, ormai ci sono in Serie A, dovrai adattarti il prossimo anno se sarai in Lega Pro, non toccarti che magari ti vedono. Per il portiere, secondo me, soprattutto quando piove o quando comunque il terreno è un po' viscido, la palla sicuramente schizza notevolmente. Acquista anche più velocità. Deve esserci un modo d'approccio, soprattutto sulla presa diversa, nel senso che difficilmente riesci a bloccarla da subito. Però nel periodo invernale, secondo me, sono una manna dal cielo, perché noi ci alleniamo sul sintetico, soprattutto in quella zona lì, quando nevica tanto, quindi avere un sintetico a disposizione ti permette di allenarti in modo regolare. E per eventuali infortuni è più facile sul sintetico o no? Secondo me anche lì sì, nel senso che io quando mi alleno sul sintetico il giorno dopo ho sempre qualche articolazione un po' più ferma delle altre, perché comunque mi accorgo che comunque non hai contatto col terreno, quindi è sempre un po' più duro, quindi ti rimane sempre, secondo me, un po' di forza nelle gambe. Non la scarichi tutta? Secondo me sì. Enzo, tu naturalmente quando hai giocato appartieni come me a quella razza, quella generazione che terra il sintetico rossa. Invece di giocare a tennis giocavo a pallone, rossa, sì. Ecco, ma di... c'erano ancora i lacci, ecco, i palloni quelli. Forse la terra battuta la conoscevi meglio. Sì, molto meglio. Secondo te cambia qualcosa proprio per l'estremo difensore il sintetico? Sì, come diceva prima il collega, il problema è proprio quello del rimbalzo del pallone a questa velocità e di conseguenza è più difficile arrivarci, bisogna essere molto più preparati in quelle cose lì, però per quanto riguarda invece la preparazione sul campo, tra campo sintetico e campo normale, c'ho due problemi. Sul campo sintetico, come diceva lui, è vero che poi ne risenti come articolazioni. E invece sul campo normale purtroppo ci sono dei campi che sono dei campi di patate e il portiere anche lì ha delle grosse difficoltà e rischia anche di farsi male. E ne vediamo spesso di campi di patate. Allora andiamo in prima categoria e andiamo a vedere quello che è successo nella 20ª giornata. A Quart, Baiodora batte Quart 4-1, Real Canavese Bollengo 3-2, Speranza Gran Combin 4-2, Monte Cervino Matilanzese 1-3, a Leini Montanaro Leini 5-2, Banchette Pertusio 3-0, Quincitava Pulcirie 4-0, Colleretto Real Sarre 2-3. In classifica guida Real Canavese 50 punti, Matilanzese 46, Quincitava 44, Real Sarre Banchette 39, Colleretto 32, Bollengo 30, 24 punti per il Pertusio e il Cart, 22 per il Leini, Monte Cervino e Speranza 20, Pulcirie 18, Montanaro 17, Baiodora 12, Gran Combin 7 punti. E allora, come insegna il mio maestro Gabriele Tomasin, andiamo a sentirci le interviste fatte al termine di Banchette e Pertusio, sentiremo i due mister, ovviamente.
Ah no, prima c'è la pubblicità, mi hanno detto. Allora, prima vediamo la pubblicità e poi andremo a vedere l'intervista. La tradizione, il sapore e la qualità. Scopri tutto il buono del gusto delle nostre specialità. I nostri prodotti ti accompagnano in cucina per preparare ed abbinare a tuo piacere tante ricette nuove ed originali, che rendono più ricca ed appetitosa la tua tavola. Presso la nostra sede in frazione Gallenga 30, a Valperga, è disponibile la vendita al dettaglio di farine per polenta, farine di mais per pasticceria, farine di riso, farine e semole di grano duro e tenero, couscous, farine senza glutine e biologiche. Telefono 0124 61 71 34 www.molinopeila.it. Seguici anche su Facebook. Disco Energia. Disco Energia. Discoteca mobile Energia. Per ballare, per stare insieme, per divertirti. Discoteca mobile Energia. Energia. Disponibile per matrimoni, compleanni, sagre e serate a tema. Discoteca mobile Energia. Una musica diversa. Disco Energia. Disco Energia. Per mantenerti sempre in forma, Centro Sportivo Polifunzionale Fit Village di Oglianico. Scegli fra le varie attività quella più adatta a te. Palestra, sala pesi, ginnastica dolce, ginnastica mirata, danza sportiva, area benessere con sauna, studio medico e personal trainer, fisioterapia, riabilitazione post-operatoria e sportiva, tecarterapia, laser terapia, ultrasuoni terapia, neurotapping. Centro Sportivo Fit Village. Molto più di una palestra. A Oglianico, in via Aldo Moro. Telefono 0124 360809. Nella rinnovata esposizione di 1000 metri quadri, Formento a Castellamonte vi propone una vasta gamma di piastrelle per pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, una raffinata gamma di mobili da bagno, i sanitari e le rubinetterie delle marche più prestigiose, vasche idromassaggio e idrodocce, serramenti in legno e PVC, stufe e caminetti delle migliori marche e una nuova area di cucine moderne, classiche e in muratura. Formento fornisce inoltre la progettazione di soluzioni d'arredo e la posa in opera con consegna gratuita a domicilio. A Castellamonte, in via Balbo 10. Gold Car, concessionaria Ford per il Canavese, in via Salassa 11 a Cuornier. Alla Gold Car, tutta la gamma delle auto nuove Ford e usato multimarca, con una vasta scelta di modelli e veicoli commerciali. Accurato servizio post vendita, officina meccanica e magazzino ricambi in sede. Per viaggiare in totale sicurezza, concessionaria Ford Gold Car. Vendita e assistenza a Cuornier, in via Salassa 11. Per gli appassionati di sport, da oggi c'è tribunasportiva.it. Tribunasportiva.it è il portale dedicato allo sport in canavese. Un sito ricco di contenuti video, risultati, classifiche, interviste ai protagonisti dello sport. Tribunasportiva.it, una finestra a tutto campo sul mondo dello sport. Con spazi dedicati al calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, ciclismo, judo, palestra e molto altro. Ci puoi seguire anche su Facebook e Twitter. Tribunasportiva.it, lo sport a portata di click. Flavio Perardi, allenatore Pertusio, oggi contro il Banchetto, partita difficile, però forse non avete messo tutto quello che potevate in campo. No, non c'è nulla da salvare nella partita di oggi, sicuramente abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare contro, per carità, onore al Banchetto, sicuramente è una gran bella squadra, proprio lo sapevamo, continuavo a ripeterlo ai ragazzi, probabilmente siamo arrivati non preparati come si arriva a queste gare, comunque vabbè, adesso cerchiamo di ingoiare questa sconfitta e poi ci prepariamo per domenica. Sicuramente non è questo il Pertusio che può fare questo campionato, con questo atteggiamento con chiunque può finire in questo modo. Una partita completamente diversa da quella dell'andata. Sì, anche il Banchetto era un po' diverso dall'andata e poi il campo nostro un po' più piccolo, un po' più facile. Poi ripeto, oggi non siamo mai entrati in gara, non è stato difficile. È stato difficile, abbiamo giocato veramente male, quindi colpa nostra e cercheremo di far tesoro. Forse soprattutto dietro avete sofferto all'inizio, secondo tempo, poi dietro è saltato qualsiasi schema. Ma abbiamo sofferto dal primo all'ultimo minuto, sinceramente ci siamo quasi mai resi pericolosi, abbiamo continuamente subito le loro infilate che tra l'altro arrivano su palloni dritti, quindi anche facili da intercettare, da gestire, non era giornata no, purtroppo è andata così.
Enrico Di Bernardo, allenatore Banchette, oggi contro il Pertusio avete fatto una buona prestazione. Sì, una buona prestazione, la prima mezz'ora del primo tempo, poi dopo il risultato acquisito abbiamo un po' provato a gestire la partita, anche se gestire una partita è difficile, perché poi concedi sempre qualcosa, però diciamo era un risultato che dovevamo fare a tutti i costi. Degli avversari forse ti aspettavi qualcosa di più? Ma io all'andata non li ho visti perché non ero ancora qua sulla panchina del Banchette, quindi per sentito dire sapevo che avevano dei giocatori insomma abbastanza importanti come Mendo, e quindi ma ti dico tendenzialmente noi non ci occupiamo molto di quello che fanno gli avversari, quindi io imposto la partita in un certo modo e così giochiamo, poi se c'è da correggere si corregge, per cui mi trovi assolutamente sprovveduto sulle caratteristiche degli avversari, indubbiamente. Questa all'andata è stata proprio la partita che ti ha fatto tornare. No, mi pare che poi la partita successiva, la prossima, che sarà col Quincinetto. Questa è stata quella decisiva per l'esonero del vecchio allenatore. Ma non lo so io come sono andate le cose, resta il fatto che poi dopo il Quincinetto sono subentrato io. E adesso, giusto appunto, domenica c'è il Quincinetto, che purtroppo affronteremo in condizioni un po' rimaneggiate, però senza cercare alibi, noi abbiamo due infortuni molto gravi che sono quelli di Revello e Migliorin. Però detto questo, chi ha giocato al loro posto ha fatto molto molto bene, quindi nessun alibi e nessun rimpianto. Insomma. Allora, eccoci nuovamente qui, quindi potremo vedere un po' di immagini. Comincio con te Giuseppe, perché se non sbaglio tu eri lì ieri a Banchette. Era a Banchette. Allora, insomma, bella la disamina del vostro mister che ha detto non abbiamo sbagliato la partita, ci sta. Sinceramente è stata una partita in cui loro sono partiti proprio veramente imponendo il gioco. Hanno imposto il loro gioco, sono una squadra che gioca bene palla, mettono sempre giù palla e ripartono. Noi abbiamo cercato di contrastarli per quello che potevamo, però ci ha sovrastato il loro gioco. Poi il resto l'ha detto il mister Perardi, per cui ho poco da dire. Ma può essere un incidente di percorso. In fondo, come neopromossa, voi state facendo un grande campionato al di là di tutto. Intanto possiamo vedere, perché abbiamo anche immagini di Real Canavese, Bollengo Albiano, Real Leini Montanaro e forse anche Colleretto Pedane a Real Sarre. Ecco, queste sono di... Ah, non c'era la nebbia, però c'è il sole. Real Leini Montanaro. Noi siamo, secondo me, a mio avviso, siamo una bella realtà. Abbiamo una società dietro che sta facendo grandi sforzi. Abbiamo il presidente che, secondo me, su tutti i fronti cerca di fare sempre il meglio e cerca di ottenere il meglio. Nelle riunioni lui cerca sempre di imporre il suo modo di pensare, il suo modo di fare, che giustamente lui ha detto, ha tracciato una linea che tutti devono seguire. Secondo me sta riuscendo bene. Come si dice? Per il futuro è molto propositivo, cerca di impegnarsi, ha creato un bel settore giovanile, stiamo facendo bene su tutti i fronti. L'unica cosa, secondo me, è stato un incidente di percorso, perché finora abbiamo dimostrato comunque di potercela giocare con tutti. Allora, Antonio, Real Canavese 50 punti, Matti Lanzese 46, Quincitava 44, Quincitava che deve recuperare col Bollengo Albiano, gli altri tutti dietro, direi che questo campionato è abbastanza segnato, almeno per quanto riguarda la Serie. Sì, per quanto riguarda la classifica, l'alta classifica, penso che ci siano quelle tre quattro squadre lì che si giocano un po' tutto quanto. Secondo me, comunque sia, sentendo un po' in giro Real Canavese, una delle... Abbiamo anche delle immagini, Gabri, se le vai a cercare. Ricordo che potete vedere tutto nella notte. Luca Tarro lavorerà come veramente a fondo per poi nei prossimi giorni farvele vedere. Ecco, qui c'è un gol, dicevano in sospetta posizione di fuorigioco, poi tutto da dimostrare. Poi tanto vedremo anche questo è il gol del 3-0, poi vedremo il gol del 3-1 da parte del Bollengo, se ha battuto dentro o no la palla adesso lo vedremo. Potrete andarvelo a vedere proprio con calma, ma è difficile da capire. Dicevi, il Real Canavese pare che abbia una marcia in più. Sì, pare che abbia una marcia in più, comunque sentendo un po' tutti quelli che l'hanno incontrata, seguendo anche... Sfido io a capire come si fa. Qualcuno mi ha chiesto, è gol o no? Io non lo so, l'arbitro l'ha dato, va bene così. Penso che sia difficile anche per loro, anche per comunque, lui. Assegnare un gol così, cioè...
vai un po' a sensazione, poi son cose che capitano, ma a volte vedendo magari gol tipo quello di sabato sera vedevo Milan-Lazio, il fallo fuori area in area non si capisce neanche dal replay, figuriamoci gli arbitri dal vivo, cioè sarebbe veramente... Enzo, bisogna però avere il coraggio di dare certi gol, perché dire che quella palla sia entrata o no, io guarda, ho provato mentre preparavo il servizio, ma non, francamente non vi posso dire se era gol o no, perché... Ma io penso, direi una bugia. Penso che il risultato era già acquisito e l'arbitro ha fatto che a segnare il gol. Non ha neanche visto se era dentro o fuori. Cioè non... L'ha dato, è buono, 3-0, 3-1, va bene. Ecco, però poi hanno fatto il 3-2 e magari, se durava ancora un po', venivano fuori i problemi per il Real Canavese. Proprio il Pertusio, mi ricordo una punizione, possiamo dirla inesistente, subiste un gol e da lì poi mi pare che la partita o l'avete pareggiato o addirittura persa. Abbiamo perso 4-2. 4-2, vedi. quindi, qua, comunque, tutti i gol, tutti i servizi potrete vederli, fatevi venire un callo al dito per cliccare sul sito www.tribunasportiva.it. Allora, vedrete tutte le partite e tutte le immagini. Andiamo in seconda e andiamo a vedere quello che è successo. Iveco Calcio Castellamonte 1-4, Businietto Vischese 3-0, Bosconerese Livorno 7-0, Agliero Chiese 1-2, Corio San Maurizio 2-0, Atletico Volpiano Verolenghese 2-1, riposava al Monte Giove. Vediamo la classifica, Bosconerese 32 ma una partita da recuperare, Atletico Volpiano 38, Castellamonte 30, scusate, Atletico Volpiano, Castellamonte 28, Agliero 23, Verolenghese Corio 22, Vischese Businietto 21, Livorno 19, Rocchese 15, Monte Giove 13, Iveco Calcio 8, San Maurizio 5. Vediamo le immagini, abbiamo l'immagine di Bosconerese Livorno 7-0, Atletico e Agliero Chiese 1-2. Allora, Enzo, eravamo a vedere insieme la partita, qui c'è il primo gol. Io non vi chiedo nulla sul portiere del Livorno Ferraris, perché siete tre esperti. Io dico che a volte parlano le immagini. Vittoria rotonda della Bosconerese, ma gli ha dato una mano. Sì, specialmente tanto... il portiere, ma non solo. Non solo lui, Non solo lui. È una squadra quasi inesistente, la Livorno Ferraris. Pensavo almeno fosse... quella vista ieri. Sì, quella vista ieri. E il risultato ci sta tutto, anzi, ogni tanto un gol se lo mangiano sempre. Ma io direi, guarda, io nelle immagini ho messo solo i 5 gol, per il primo tempo era finito 2-0, però ho visto anche questo gol, insomma, io non chiedo mai e non dico perché bisogna essere sul campo, da qui è facilissimo pontificare, però anche qui vedo un rilancio stupendo. Però, sì, infatti. Cioè, insomma, poi vabbè, qua c'è anche un po' di fortuna perché Luccioni, se non sbaglio, prende il palo. Antonio, è sempre facile seduti, tranquilli, hai detto una cosa bellissima, commentare una partita, non, neanche da noi da casa sappiamo se giudicare. A te è mai capitato di subire dei torti o magari prendere una palla che era dentro di qualche centimetro e tirava fuori? Sì, penso che sono cose che succedono, che chi fa questo ruolo capitano, non spesso, però capitano, e sinceramente sono sempre delle situazioni un po' delicate, soprattutto poi dipende un po' dal risultato, se è un risultato acquisito, se magari una partita un po'... però mi è capitato anche che arbitri magari siano venuti a chiedermi se l'hai toccata, non l'hai toccata, sai, cose così. Io prediligo sempre dire la verità e poi a volte... tanti devi poi rientrare nello spogliatoio con i tuoi compagni. Bravissimo, tanti non la pensano sempre... così, però poi alla fine... rimango sempre dell'idea che il calcio... L'onestà comunque alla fine io credo paga sempre. È la tua carriera, ne è un esempio. Giuseppe, andiamo avanti, stiamo vedendo delle immagini, le potrete rivedere sul sito. Gabriele, facci vedere anche le immagini di Aglie Rocchese, che saluto gli amici. L'Aglie è quello con la maglia rosa, ormai si gioca come il Palermo. E auguro agli amici di Aglie di non fare la fine del Palermo, perché la vedo male quest'anno, il Palermo. L'Aglie la vedo bene. Seconda categoria, voi l'avete, tu eri l'anno scorso, sì, eri già Pertusio. Sì, ero già Pertusio, l'abbiamo vinta meritatamente, secondo me. E posso dire, io sono la seconda categoria, sono stato anche a Rocca. Ho fatto una mezza. Il campo non è il massimo. Non è il massimo il campo, però c'è un grande gruppo, un grande spogliatoio. È sicuramente una società che mi è rimasta nel cuore, perché comunque ci sono dei ragazzi bravissimi, tuttora ci sentiamo. Poi hanno il capitano Igor, che riesce a trascinarti praticamente in qualsiasi situazione.
E il Bosco Nero è la squadra favorita. Non dirlo perché Chiodo Rosario poi manda tutti i messaggi, perché lui bisogna sempre... devo dire una cosa, scusa. Ieri avrei dovuto fare, ero io a Bosco Nero, però sul 7-0 non mi sono sentito di intervistare Fassa perché francamente non sapevo cosa chiedergli. È l'allenatore degli altri, mi sembrava quasi offensivo andarlo a intervistare. Ecco. Sandro anche, è un mio amico, lo conosco, è una persona che qualcuno magari giudica non un mister, secondo me è una persona molto preparata. A proposito di amici, qua siamo tutti amici di Roberto Energia, della Disco Mobile, perché ho saputo che anche Antonio e anche Giuseppe lo conosco, quindi abiti vicino, no Antonio? Sì, abitavo, perché abitando. Poi mi sono sposato, sono andato a abitare a Guarnier, però un grandissimo... Ah, qualcuno che è riuscito a farti gol, c'è? No, me la tengo ben stretta perché... trovarne di ragazzi così, quindi... Ma anche va bene. Secondo te adesso Chiodo non ci sente, puoi dirlo? Sì, va bene, anche se Bosco Nero mi pare che insomma. Sì, per me le squadre dove ho visto un po' di gioco, perché altrimenti sono inguardabili, sono Bosco Nero e Castellammont. Beh, una è prima e l'altra è terza. L'altra è terza, che poteva anche essere tranquillamente. Se non avesse perso quella sciagurata partita con Castellammonte, sta facendo un grande campionato. Sta facendo un grande campionato, vince onestamente, tra l'altro, non ruba niente, come il Bosco Nero d'altronde. E hanno un po' di gioco, a differenza del, posso dirlo, io, del Volpiano, che non facendo gioco. Cioè, giocando a tamburello riesce anche a essere in quella posizione. Ma in effetti la partita, ecco, qua vediamo un'immagine di repertorio del Castellammonte. Castellammonte secondo me ha un grandissimo allenatore, non perché era qui. No. Antonio lo conosci, no? Non posso che fare il tifo per il Castellammonte, anche se ho dei ragazzi che conosco molto bene a Bosco Nero, però dovessi... Guarda, io mi auguro che tutte e due vadano su, perché io ho amici. Tanti a Bosco Nero e tanti a Castellammonte. Lucio è una persona veramente, però Lucio è un grande. Una persona squisita, secondo me molto preparata, e poi ho avuto il piacere di giocarci insieme, ed era un giocatore che spesso e volentieri faceva la differenza. Molto serio come... Giuseppe, anche tu hai amici a Castellammonte. Sì, amici a Castellammonte. Noi ci siamo visti sabato, partendo dalla dirigenza, che secondo me hanno anche loro un bel presidente, un buon presidente. Ma che... bello mica tanto. Bello, no? Bravo, sì. Bello. La moglie magari, ma Enrico, insomma. No, è un amico, io gli voglio un bene dell'anima, bello. È una persona che si dà molto da fare da tanti anni. Ce ne fossero tanti. Io comunque non so se sarò ancora qui, ci sarà qualcun altro, magari ci sarà, Tribuna Sportiva ci sarà, ma Antonio, io vederti almeno chiudere la carriera, è giovanissimo, solo 30 anni in Canavese da qualche parte, devo ancora venirti a filmare. No, ma, sicuramente io... Vai a Vallorco, vai al Calipeo, vai a Castellammonte, vai dove vuoi. Nei paraggi, adesso ancora... Devi ancora giocare in Serie C il prossimo anno. Vabbè, veniamo alla seconda, ciao Enrico, scusa se ti ho detto che non sei bello, ma insomma. Allora, seconda F, sedicesima giornata, Zeglio Sanson 2-2, Pollein Corrado Gé 1-2, Reala Osta Rodalese 1-5, Foglizzese Valdaias 2-4, Introd Vallorco 1-2, Fenusma Verres 1-1, riposava il Fiorano. Fenusma 34, Vallorco 32, Zeglio 30, Rodalese 22, Fiorano 21, Corrado 20, Reala Osta 18, Valdaias 16, Pollein 15, Sanson Verres 14, Introd 13, Foglizzese 10 punti. Abbiamo delle immagini di repertorio. Allora, la seconda o terza, o comunque la squadra che ha nel cuore il mio amico Antonio Maio, è il Vallorco. Quando non lo sai, telefono, io in genere dopo 5 minuti lo so. Un Vallorco che è in grande ripresa, adesso è già al secondo posto, pensate, aveva 7-8 punti di svantaggio. Qua vediamo delle immagini dell'altro tifoso del Vallorco, che è Luca Tarro. Comunque sta facendo un grande campionato. Sta facendo un grandissimo campionato, io dico sempre la stessa cosa, secondo me... Ha un allenatore molto bravo, molto preparato. E che poi trasmette una grinta. Sì, ha una voglia di fare che ti trasmette veramente. Io ho avuto l'onore di fare un torneo estivo con lui e lui ci tiene veramente in ogni poi cosa è che fa. Meticoloso. Poi è una bravissima persona, e sia lui che il fratello, e non posso che seguire appassionatamente questo campionato che stanno facendo, e sperando che anche lì si concluda con una vittoria, con un passaggio di categoria. Bravissimo. Certo che un Vallorco, Bosco Nero, Castellammonte in prima categoria il prossimo anno non sarebbe male, anche per la mia trasmissione, quindi tutto sommato. Bene, bene. Giuseppe, conosci qualcuno del Vallorco? Sì, sì. Tanta gente, partendo dai Fisio ad Agostino. E chi non li conosce questi? Sono due persone che hanno fatto bene dappertutto.
come dici tu, sanno dare tantissimo entusiasmo alla squadra, caricano bene la squadra, preparano anche bene la squadra. Ah, io ho sempre detto che se i giocatori di dove allena e fisio avessero la stessa voglia, l'entusiasmo sarebbe il fregato. Scusa se dico una cosa, mi piacerebbe vedere e fisio con il portafoglio, cioè nel senso che lui ha fatto bene da ovunque con poco, con niente. Con niente, con non niente. Poco, con niente. Mi piacerebbe vederlo in una società dove ci siano dei presupposti per fare... Sì, economici, importanti, anche se a volte i due... È vero, Enzo, che a volte il portafoglio non si coniuga con il far bene, perché a volte ci sono squadre che... Non Moratti se, no, per vincere ha dovuto aspettare una vita, e poi, insomma, ha vinto quando hanno tolto di mezzo la Juve. Se no. Lì ci va la passione. Poi se c'è anche il portafogli va bene. Vabbè, diciamo che io dico sempre che l'Ascoli difficilmente vincerà un campionato. Ah, certo. Il Verona l'ha fatto, eh. Onore all'Ellas. Erano altri tempi. Erano altri tempi. E comunque aveva Preben, Elchiar e Brigel, che insomma... Sì, sì. Mi dica, Giuseppe, e Garella in porto, che faceva la differenza. No, volevo spendere ancora due parole per la Vallarco. Sì, ma solo due, eh. Sì, sì, solo due. Perché sennò qui spendiamo tutto, poi dobbiamo accendere dei mi visi. Auguro e gli faccio i più grossi auguri e che vincano il campionato. Bene, non saranno contenti soprattutto a Fenix, ma non ci vedono, chi se ne frega. Allora, andiamo in terza a Aosta. Val Chiusella Bellavista 3-1, Sporting Sione Chandepra 2-2, Aosta Violette Châtillon 4-4, Montjovet Romanese 1-1, Centro Giovanile Red Devils 1-6, Chambave Sangrato 3-1. In classifica il Val Chiusella 35, gioca mercoledì sera. Purtroppo non sono riuscito a sentire Chicco Ferraro, che mi doveva dire dove giocavano, però vedremo di dirvelo sul sito. Red Devils 32, Romanese 26, Chambave Chandepra 24, Bellavista 23, Sangrato 21, Centro Giovanile 13, Montjovet e Sporting Sogni 12, Châtillon 8, Aosta Le Violette 1. Antonio, il Val Chiusella è una squadra fatta da gente di lì. Questo è un calcio... grandissimo Chicco Ferraro. Chicco, la conosce anche lui. Chicco lo conosce anche lui. Sì. Una sera qua dovrei invitare 500 persone, facciamo un programma che dura tutta la notte. Comunque stanno facendo molto bene. Non lo sapevo, non avevo mai seguito questo tipo di... Seguilo. Tanto so che guardi Tribuna Sportiva, quando sei qua ci guardi. Quindi. Sì, sì, sì. Veniamo alla terza Ivrea, e qui... Vabbè, c'è tuo fratello, no? C'è mio fratello che gioca a San Giorgio. Ecco, qua però vedrai un gol che prendono. Atletico Ardor 2-2, Don Bosco Caselle Balangero 0-2, Salassa Gabetto 1-0, Rondinesi Blues 0-0. Qui ci sono stati poi fatti spiacevoli, ma prima di commentare voglio documentarmi bene. Però sto raccogliendo delle cose, poi vi diremo. Magari la prossima settimana, che poi la preannuncio, sarà una settimana particolare. Scholz e San Benigno 4-5, tennistico. Allo 3 Victor Fabria 0-2, Bravo Uranio, riposava il San Carlo. Gabetto 32, Don Bosco Caselle 31, i Blues 31, Rondinese 29, Atletico 27, Vittor Favia 23, Ardor 22, San Carlo 20, Balangero 19, Salassa 16, Scholz 9, San Benigno 7, Allo 3, 4 punti. Allora, vediamo le immagini, c'è tuo fratello, giocava dall'inizio. No, ieri so che non ha giocato. Bene, allora non possiamo sbagliare, parliamo pure male, tanto non ci sono. Vediamo le immagini dell'Atletico. Cosa ti dice tuo fratello? Una squadra giovanissima. Sì, sinceramente, lui è contento. Sono una anche squadra, quando non gioca? Anche quando non gioca. Pensate. E secondo me lì è il merito della società che crea entusiasmo. Anche chi non gioca fa tifo per la squadra. Loro sono la Sampdoria, per capirci, gli altri in Modena. Non abbiamo un'idea. E niente, mio fratello è contentissimo del gruppo. Poi sono una squadra molto giovane, si stanno formando e secondo me stanno facendo un ottimo campionato. Certamente, anche perché l'età media, il più vecchio è il portiere che mi pare Spadafina, che abbia 25 anni. È un 88. È un 88. Enzo, beata gioventù, però ecco, l'importante è anche il divertimento, soprattutto quando sei in terza categoria. Certo, in questa categoria qui bisogna divertirsi e poi da queste categorie si parte, se si fa bene e si può andare avanti. Ecco, purtroppo sono avvenute delle cose non proprio piacevoli al termine di Rondinesi Blues, ma ripeto, ne parleremo con calma, di cognizione di causa, quando avremo tutti i tasselli di quello che è successo ieri pomeriggio a Rondinesi. Vediamo delle immagini dei Blues, perché lunedì prossimo, noi con tanta fantasia, essendo l'8 marzo la festa della donna, faremo venire alcune di queste ladies dei Blues, le cheerleader, con a capobanda Loredana Dolce, che vedete lì agitare i piumini, e tutte le altre,
E poi ci saranno anche Annalisa Attis, che è l'addetto stampa del Real Canavese, nonché una cara amica, e un'altra cara amica che è segretaria, Lucia Luciani, forse la conosce Antonio? No. Sì, sì. Ecco, sì, pareva. Sì, questo dovrei conoscere. Alberto Bena che non c'entra niente. Dicevo, Lucia Luciani, segretaria dell'Atletico 1912 e quindi anche del Vallorco. Una serata dedicata ovviamente alla festa della donna, parleremo di questo strano connubio, ma poi strano mica tanto, perché poi queste signore hanno forse a volte più esperienza di tanti fenomeni che pensano di averne di più e conoscono forse il calcio, anche perché una mamma deve anche lavare il materiale del figlio, questa Lucia, che salutiamo e aspettiamo lunedì. Bene, siamo in chiusura, quasi mancano ancora circa 2 minuti. Allora Antonio, una promessa, se per caso il Bra arriva a un livello importante, facci avere la possibilità di venirti a filmare nella partita decisiva. Va bene, volentieri, molto volentieri. Sì, almeno ti chiamerò e ti dirò, guarda, vieni a filmare. L'allenatore d'Aidola, no? D'Aidola. Magari d'Aidola. Che io ho intervistato diverse volte, eccetera. Quindi ti aspetto, magari tanto ci sentiamo. Giuseppe, complimenti per il lavoro che stai facendo, stai anche imparando, credo. Sì, sto imparando molto da Tony, sicuramente un pochino ci ho messo del mio. E poi tanto ci ha messo del suo. Tanto ci ha messo Tony. Chicker non ha più niente da imparare o hai ancora qualcosa da imparare? C'è sempre da imparare. Ecco. Beh, dopo questa frase da filosofo possiamo anche chiudere. Perché ma i ragazzi stanno crescendo bene o no? Tu sì, che... parecchi sì. C'è chi ha voglia di imparare, va avanti. L'ultima tua scoperta, a parte, è una ragazza, Cinzia Scalzo, Sca... No, non è Scalzo, no. È Cinzia. In questo momento non ci vedi. Ecco, che comunque è andata al Torino. Sì. Magari lunedì sera sarà qui con noi. Ma sì, la contatto, vediamo poi se ha voglia di... Visto che è una serata al femminile. Certo. Bene, allora, grazie Giuseppe. Ciao, grazie. Buon lavoro per quanto riguarda... Antonio, io intanto ricordo che c'è questo stage, torna a Bra, speriamo magari un altro campionato senza arrivare a spareggi. Speriamo. Che è bello giocare, però magari hai perso. Fare uno spareggio, speriamo di vincerlo. Grazie anche a Enzo Di Biase, e buon lavoro e cerca di tirare su dei portieri, perché insomma qualcuno... Sì, ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno. Allora, siamo alla fine di questa prima parte, adesso tanta pubblicità, poi il servizio sulla bella vittoria di RG Lettera 22 contro... Settimo, noi ci vediamo venerdì con Weekend Sportivo e non mancate lunedì, grande puntata con finalmente un po' di ragazze qui con noi. Polisportiva Bosconerese con Corimag in via Torino a Bosconero. Il marito in affitto, Zilianti Gianluca Servizi a Torino. Generali Assicurazioni a Rivarolo Canavese. Impresa Edile Restruttura in Corso Nigra a Bosconero. Metallisa, in via Torino 77, a Bosconero. Caselle Calcio con MASV, in via Alle Fabbriche, a Caselle. Collezione, tendaggi e tessuti per arredamenti, in corso Appio Claudio, a Torino. Conica Minolta. S.A. Castellamonte con Camiceria Moda 3 Re, in via Fratelli Verra, a Dozzegna. Magazzino della Scarpa Musso Sport, a Castellamonte. Tomaino, marmi e graniti, a Castellamonte. Generali Assicurazioni, a Rivarolo e Cuornier. Formento, materiali edili, ceramiche e arredo bagno, a Castellamonte. Pasticceria La Sfoglia, a Leini. Carpenteria TNT, in viale Kennedy, a Leini. Colleretto Pedanea, con Mucca Pazza, l'amico dei bambini, ristorante pizzeria grill a Colleretto Giacosa. Divani più, salotti e complementi d'arredo, in via Torino 30, ad Ivrea. BFL Project, in via Circonvallazione, ad Ivrea. Beata Arredamenti, dal 1964, in via Provinciale a Loranzè. GSD Esperanza con Galizia Decorazioni a Cirié. Bar Scommesse Online a Cirié. Tartaglione Group Creative Hairstyling a Cirié e Lanzo Torinese.
USD Montanaro con Cityline, trasporti e logistica in via Aosta 5 a Venaria. DGD Edil di De Luca Domenico a Montanaro. Real Canavese con Mezzi Alternativi Mais e Associati a San Martino Canavese. Giuliani Tecnologie a Torino. Virone Impianti Elettrici e Termosanitari a Caluso. Rossetto SRL a Mazzè. CED in via Malonetto a Brandizzo. Tabaccheria Silvana a Mazzè. MES, materiale elettrico Salvetti a Caluso. Jimmy Sport, articoli sportivi a Caluso. Rivarolese 2009 con Original Marines a Rivarolo e a Pavone. JCS Costruzioni, edilizia in genere, a Favria. Central Ventilation System, in via Fratelli Berra, a Dozzegna. Sai Fondiaria, di Marco Gerlone, a Rivarolo Canavese. ASD Vallorco con Fucine Rostagno, a Cornier e a Forno Canavese. Impresa Costruzioni Mattioda, in via Torino, a Cornier. Impianto Agip Petroli, dei fratelli Baima, a Busano. Associazione Sportiva Valle Sacra con Fratelli Data, tranciatura e lavorazione lamiera, a Rivara. Berna Bar, di Andrea Silvio Bernardi, a Ciconio. Sir Drake da Mario, molto più di una birreria, a Dozzegna. Lici, lattoneria e impianti idraulici, a Dozzegna. Per gli appassionati di sport, da oggi c'è tribunasportiva.it. Tribunasportiva.it è il portale dedicato allo sport in canavese. Un sito ricco di contenuti video, risultati, classifiche, interviste ai protagonisti dello sport. Tribunasportiva.it, una finestra a tutto campo sul mondo dello sport. Con spazi dedicati al calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, ciclismo, judo, palestra e molto altro. Ci puoi seguire anche su Facebook e Twitter. Tribunasportiva.it, lo sport a portata di click. Paolo Cossavella, allenatore Lettere 22, oggi contro Settimo, in casa una vittoria schiacciante. Sì, una vittoria schiacciante, una vittoria che insomma, cioè, i valori in campo erano diversi, gli obiettivi di inizio stagione erano diversi, e si è vista la differenza tra le due squadre, bene, però insomma, adesso guardiamo partita per partita, vediamo quella di oggi, bene che abbiamo fatto giocare anche qualche ragazzo giovane che si è fatto esperienza. Oh, prendiamola, bene così. Nel calcio c'è un allenamento che si chiama 11 contro 0 che serve per provare i movimenti. Non so se esiste anche da voi, però sembrava il primo quarto. Sì, devo dire che probabilmente le motivazioni di Settimo sono ai minimi termini, li ho visti un pochettino in difficoltà, però è anche vero che avevano degli infortuni importanti e credo che noi siamo stati bravi a partire pronti via e a mettere subito in chiaro le cose. Poi devo dire che abbiamo avuto dei passaggi che non vanno benissimo a livello di concentrazione, però è anche capibile comunque che a più 20, più 25 un pochettino le cose si calano, la tensione, cala l'attenzione e si è notato soprattutto con le tante palle perse che veramente gratuite che abbiamo causato. Però può essere l'inizio di un ciclo, di una serie positiva o tra qualche settimana secondo te torneremo a parlare di discontinuità di risultati? Ma guarda, ti dico, tanto noi ormai il nostro obiettivo è andato, nel senso che l'ottavo posto ormai credo che sia un miracolo non irraggiungibile a livello matematico, però dobbiamo pensare veramente partita per partita a vedere se troviamo gli stimoli di volta in volta. È meglio guardarci dietro. La cosa positiva, oggi abbiamo messo 2 punti in più sulla zona play-out e quindi siamo a 6 punti di vantaggio sulla zona play-out. Continuiamo a lavorare così. La prossima settimana andremo a Collegno con una squadra pari a noi in classifica, quindi sarà molto importante magari riuscire a portare a casa la partita, ma ripeto, dovremo andare volta per volta. Ormai la frittata l'abbiamo fatta e quindi cerchiamo di trovare stimoli per portare al termine la stagione nel miglior modo possibile.
Il programma è stato offerto da Car Service, centro revisioni auto, moto, quad, 3-4 ruote, officina meccanica e taglianti a San Ponzo.